Hernandez, Brunetti, Lotti, Mazzoni e Ziliani. Gli arbitri della sfida sono il signor Contrafatto di Catania, coadiuvato da Spezzati di Padova, il cronometrista il signor Cosetto di Schio, entrambe a 0 punti dopo 5 partite di campionato, una crocevia fondamentale per evitare la retrocessione. Ricordiamo che una squadra saluterà il girone A e andrà a giocare la Serie B, probabilmente sarà una di queste due squadre che anche hanno fatto vedere qualcosa di buono in questo inizio di stagione. Chiaramente c'è però un gap consistente rispetto alle grandissime formazioni del campionato. Da segnalare comunque che l'Unione Bragno ha lottato con alcune formazioni. Al commento di questa gara, una rinuncia impossibilitata all'ultimo minuto. Abbracciamo comunque Diego Maradona, che vedremo in campo nella partita delle 7 contro il Viareggio. Viareggio e Lazio a 15 punti, quindi stiamo vedendo un coda coda all'inizio della giornata e poi vedremo un testa a testa, dato che Viareggio e Lazio sono a punteggio pieno. Un Rimini che ha ceduto alle grandissime del campionato, in questa tappa addirittura perso 12-1 contro la Lazio, in quella precedente addirittura 10-3 con il Viareggio. Ma un Rimini che è pronto, è disposto a giocarsi tutto, trascinato dal suo capitano Hernandez. Ovviamente vi rinnovo il filo diretto con noi, pagina Facebook Lega a 116 per uno scontro salvezza. Occhio alla giocata e l'ottimo dribbling e il gol del vantaggio. Il pallone circondato da 3 uomini, la perde e può ripartire il Rimini. 2 contro 2, se ne va e si aggrappa alla maglia dell'avversario, che è Mao Jurescia. Magna Brescia non è in Nettuno. Occhio alla partita del Brescia, che in questo momento ha gli stessi punti del Pisa e gioca contro il No Name, che ha perso 4 gare su 5. Poi gran finale. Magna Brescia non è in Nettuno. Occhio alla partita del Brescia, che in questo momento ha gli stessi punti del Pisa e gioca contro il No Name, che ha perso 4 gare su 5. Poi gran finale, che sono a punteggio pieno. Non benissimo per il Rimini, che ha dovuto soccombere prima alla Lazio e poi alla Brescia. Occhio al pallone verso il centro, è il destro che buca le mani del portiere. Il 3-0 per l'Unione Bragno, che trova il terzo gol della partita con Bottera. Viene bloccata dal portiere, che riparte dal autore del terzo gol, ossia Bottinelli, che viene affrontato irregolarmente da Bianchi e guarda, creduta dal portiere dell'Unione Bragno, il destro di Bertocco, che va a stamparsi sulla traversa. Non ne va dritta una a Rimini oggi. No, infatti sono anche sfortunati, anche contro di noi hanno preso 2 o 3 traverse, ma devono continuare. Il rilancio in profondità, colpo di testa. Ah, è il 3 contro 1 del Bragno, che riparte il servizio per Gaspari, che va con il destro, assist di Sassari, tiro di Gaspari, palla che finisce sul fondo. Magari di fare esperienza sempre agli stessi. Sassari, una sassata per il 4-0. Parte Sassari, cominciando un po' a scalciare, va col destro. Rigore perfetto da parte di Sassari, che i cambi sono continui e non si fermano mai. Parte Hernandez, che segna il gol dell'1-5. Rimini che accorcia con il suo capitano, che con il mancino verso la porta lo fa. Bravo Ziliani a distendersi. Occhio al tapin. Ziliani, che riflesso. Tutti e tre i tempi Binello di questa gara. Il destro di Morgera. Occhio Binello, che rischia un po' a diventare il nostro giornalista Diego, mentre c'è il gol del 6-1. Montalto lo ha cercato praticamente. Anticipo da parte di Bottinelli, poi Bianchi ritocca indietro su Caputo. Il lancio in profondità su Jurescia. Jurescia che però non riesce a tenere. 6-1 per l'Unione Bragno. Tripletta di Sassari, gol di Gaspari. Occhio ancora a Montalto, che sfiora la doppietta. Gol di Gaspari. Bottinelli ricomincia lui da Caputo. Palleggio destro di Caputo. Bravissimo. A distendere 31 anni. Fra poco per Binello, che qui va a incassare il gol del 6-2. Ha provato a tenerlo vivo, ma a rimanere con noi per sentire le parole di Sassari e per vedere ancora le gesta dei Bicher. Che traversa di Cattolo. Sia una responsabilità di una squadra. Finisce qui il match, vince 6-2 l'Unione Bragno, che muove la classifica, conquista i primi 3 punti della stagione battendo il Rimini. Grandi abbracci da parte della formazione ligure e devo dire, di fronte a un'ottima cornice di pubblico che sta cominciando a riempire il Benetta Beach Stadium di Lignano Sabbiadoro, grande protagonista fra pochissimo ai tuoi microfoni, Sassi.
Sì, sì, è stata una partita dove onestamente Bragno non ha mai rischiato di poterla perdere e si è sempre contenti e felici di vedere una squadra vincere per la prima volta. 0 vittorie e 6 sconfitte per il Rimini, che incassa 6 debuttate.